Incendio nella mattinata di giovedì 30 aprile a Rivarossa, in via Pietro Borlo, dove a prendere fuoco è stata l'autorimessa di un'abitazione. Le fiamme spigionandosi in un primo momento all'interno dei locali dove era parcheggiata un'autovettura andata completamente distrutta dall'incendio, si sono poi propagate nella vicina legnaia, salendo poi sul ballatoio e intaccando una porzione ridotta del tetto. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti dal distaccamento volontari di San Maurizio Canavese e dal distaccamento effettivi di Torino, la polizia locale, l'IAB, Protezione Civile e il sindaco di Rivarossa. Fortunatamente non sono stati registrati feriti o intossicati, le cause del rogo sono al vaglio dei vigili del fuoco.